Buongiorno, oggi è lunedì 6 luglio, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su tutto il territorio Alto Tesino, ancora temperature molto alte, leggera flessione rispetto alla giornata di ieri, comunque massime previste per oggi intorno ai 35-36 gradi. Massimo Moro in regia, allora col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che sono oggi in edicola, l'Alto Adige dedica la sua prima pagina, il titolo della sua prima pagina al tema dei mendicanti, sospetto di racket, sono quasi tutti pendolari i mendicanti che ogni giorno raggiungono Bolzano, in 3 giorni sono state elevate 15 multe. Grande successo per l'edizione 2015 della Maratona delle Dolomiti, spettacolo sui pedali in 9.000 su e giù per i passi altoatesini. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten. I dettagli di questa notizia li leggeremo tra poco all'interno della cronaca. Una bambina di 2 anni è stata lasciata da sola in automobile all'interno del parcheggio sotterraneo di Piazza Walter. Un dipendente della questura di Bolzano ha deciso di intervenire, ha rotto il vetro per estrarre questa bambina, per tirare fuori questa bambina. La mamma si trovava a fare shopping. Il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten dedica spazio in prima pagina a quello che è accaduto ieri. In Grecia, sappiamo, ha vinto il no riguardo il referendum. Adesso, la Grecia si siederà al tavolo dell'Europa con più potere. La cronaca a cura del Corriere della Sera per notizie a carattere internazionale. Innanzitutto, il no greco spaventa l'Europa. Vittoria al referendum con il 61% dei no. Tsipras dice subito un nuovo accordo. Merkel va da Hollande. Domani vertice di emergenza a Bruxelles. Interviene anche il premier Renzi, non solo Berlino e Parigi, ora le scelte devono essere collegiali. Un piano della Banca Centrale Europea per evitare il caos, il governo dice, nessun timore di contagio per quanto riguarda l'economia italiana. Cambiamo argomento, come cambia la formazione dei futuri medici? Una cattedra di umanità. A medicina, la svolta del Dipartimento di Oncologia di Milano. Capire la sofferenza e capire la persona. La cronaca a cura del Corriere, economia, mercati. Il mondo non finisce in Grecia. Ecco come guadagnare in sicurezza. Come sempre, il lunedì una serie di consigli da parte degli esperti. E chiudiamo con il Sole 24 Ore: valanga di no dalla Grecia all'Europa al bivio, occhi puntati sui mercati. Contatti tra Draghi e i leader europei per decidere su nuovi fondi da destinare ad Atene. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con la prima pagina del quotidiano Alto Adige. Abbiamo visto gli accertamenti, i dettagli delle operazioni da parte della Polizia Municipale in primo luogo riguardo i mendicanti area di racket. Anche l'Alto Adige dedica spazio al risultato del referendum in Grecia. Vince Tsipras, gelo intanto dell'Unione Europea. Si attendono adesso le mosse dell'Europa, in primis della Germania e della Francia. Purtroppo la cronaca nera, un ottantenne scivolato in acqua, un ottantenne ed è annegato. Tutto questo è accaduto a Plan de Corones in un bacino artificiale. L'uomo era originario di Riscone di Brunico. Quartiere Europa a Bolzano, destra i grillini, le amiche rivali fanno ticket. E sempre per quanto riguarda lo sport, l'Inter è arrivato a Riscone, Valpusteria, Mancini alla riscossa. Tuffi, Gran Prix di Bolzano, sappiamo Cagnotto. Tania Cagnotto non è riuscita a dare il meglio di sé. Terza, intanto, Francesca Dallapè. La storia da leggere a pagina 15 ce lo racconta Alan Conti. Benzina sì, ma solo rossonera. Serafino Antonelli nella sua pompa, il primo del Milan Club in pensione dopo anni e anni di attività. E allora andiamo a vedere il dettaglio di alcune notizie all'interno, dalla prima pagina all'apertura. Mendicanti in città, l'ombra del racket. La polizia municipale ha inflitto 15 multe in soli 3 giorni. Ecco la mappa dei siti più gettonati, via Roma e via Museo. Interviene il comandante della polizia municipale Sergio Ronchetti, che dice si tratta di africani che tornano in treno ogni giorno fino a Verona, ma anche di slovacchi e nomadi. Accertamenti da parte delle forze dell'ordine per verificare
evitare eventuali episodi di sfruttamento. La cronaca sempre a cura dell'Alto Adige, abbiamo visto il grande successo della maratona delle Dolomiti, epilogo in volata, salimbeni più forte del caldo e anche di Cunico. In una giornata torrida, il bolognese è riuscito a sfruttare le ultime forze per tagliare per primo il traguardo, a loro con dedico tutto questo alla mia famiglia, dice Luigi Salimbeni, un regalo di compleanno a mamma e figlia. Cunico dice: sul muro mi sono illuso, ma ha vinto il migliore. E sempre per quanto riguarda la cronaca, vediamo forse i veri vincitori morali di questa edizione, ciclisti dai 15 agli 83 anni, una vera festa sui pedali che non teme i limiti di età. I due estremi anagrafici erano il primo di Verona e il secondo della provincia di Cuneo. 9.302 al via ieri a rappresentare la bellezza di 64 nazioni, presenti anche gli atleti sulla handbike, in primis Alex Zanardi. Lasciamo la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige. Andiamo a vedere il dettaglio della cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto poco fa in apertura la notizia del salvataggio di una bambina di 2 anni lasciata in auto nel parcheggio sotterraneo di Piazza Walter. Ci si occupa anche di Grecia con il risultato, sappiamo, del referendum, e ci si occupa di sport con la maratona delle Dolomiti. Nonostante il grande callo, non è mancata la grande festa per tutti. Allora andiamo a vedere il dettaglio, il bilancio dei danni provocati dagli animali selvatici agli allevatori, focus sulla volpe, ovviamente presi di mira i pollai, un bilancio, soprattutto le contromisure. Grande caldo di ieri, lidi presi d'assalto, questa foto ci porta al lido di Bolzano, record di temperatura e record anche di ingressi. Sempre per la cronaca, una serie di consigli, una serie di analisi riguardo le vacanze e soprattutto consigli per coloro che vanno a cercare funghi nei boschi della provincia di Bolzano e non solo. Cosa c'è da sapere, cosa c'è da rispettare? Sempre insieme al quotidiano Dolomiten, dal titolo di apertura, la bambina di 2 anni salvata dall'automobile, era stata lasciata all'interno del mezzo dalla madre, tutto questo all'interno del parcheggio di Piazza Walter. La donna sembra fosse andata a fare compere in centro, è passato un dipendente della questura, ha deciso di intervenire. Grande festa per i 10 anni del parco di Aldino, parco geologico, 10 anni di successi continua e costante crescita. Ancora con la cronaca a Lagundo, ritrovo delle Vespa, quinto appuntamento per i fan di queste particolari 2 ruote, il tema della sicurezza comunque sempre in primo piano. Sempre per la cronaca in Val d'Isarco, l'arrivo dei profughi in uno dei principali centri abitati, come reagisce la popolazione. Sempre con il quotidiano Dolomiten, purtroppo la cronaca nera, quello che è accaduto in Valpusteria, sul plan de Corones, un uomo di 80 anni, Peter Clara, è scivolato all'interno di un bacino artificiale per la raccolta dell'acqua. Purtroppo per ora non c'è stato nulla da fare ad avvistare il corpo, è stato addirittura un deltaplano, intervento dell'elicottero della Guardia di Finanza per recuperare l'uomo. Ancora con la cronaca nera, sappiamo, nel fine settimana gravissimo tragedia sulle montagne di Sesto, un uomo di 50 anni originario di Venezia ha perso la vita dopo essere precipitato per decine di metri. Il grande caldo che interessa gran parte dell'Europa, la provincia di Bolzano e non solo, una serie di consigli, una serie di considerazioni. Sempre per la cronaca a cura del quotidiano Dolomiten, ci spostiamo allo sport, come ogni lunedì anche d'estate, ampia la pagina dedicata agli avvenimenti del fine settimana, Grand Prix di tuffi al Lido di Bolzano. Sappiamo, Tania Cagnotto deve trovare la forma in vista dei mondiali, non è andata benissimo davanti al suo pubblico, gli esperti dicono forse la voglia di strafare, la voglia di fare bella figura l'ha portata a compiere alcuni errori. È tutto anche per la pagina sportiva della cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiter. Noi ora ci fermiamo qualche istante e poi torniamo in studio per andare a vedere il dettaglio delle previsioni meteo di questa giornata e dei primi giorni di questa settimana.
Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Speck Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. La prima webcam che vi proponiamo questa mattina ci porta a Bressanone, questa è la vista sulla città vescovile alcuni minuti dopo le 6 di questa mattina. Andiamo a vedere quello che accade nel paese di Tirolo, lo sguardo è verso la conca che ospita la città di Merano. Andiamo ora a capire quello che accade invece all'imbocco della Val Venosta, siamo come sempre alle porte dell'abitato di Foresta e come ultima webcam un'occhiata in direzione della città del Passirio, e cioè Merano. La collaborazione con gli esperti meteo della provincia anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dal satellite, vedete alcune nuvole innocue in transito e poi anche oggi spazio al cielo sereno. Come sempre un'occhiata anche alla grafica per capire il dettaglio di questo lunedì, alternanza di sole e nuvole soprattutto nella seconda parte della giornata con probabilità dei classici temporali di calore, massime come detto di 36 gradi a Bolzano, 35 a Merano, 31 a Silandro, identica situazione a Vipiteno, 33 gradi a Brunico, 35 gradi a Bressanone. Un occhio riguardo alle temperature minime, a Bolzano stanotte non siamo scesi sotto i 20 gradi. Gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Anche oggi vi proponiamo alcuni appuntamenti da non perdere, appuntamenti che riguardano i martedì lunghi di Merano, il 7 di luglio, il 9 di luglio, il giovedì lungo a Lana e poi l'11 di luglio, due appuntamenti, il primo a San Cassiano per l'edizione 2015 della Beach Cup, anche il giorno dopo, e sempre l'11 di luglio il Festival di Musica Popolare in Val Senales che prosegue anche il 12 di luglio. Il nostro indirizzo internet, il nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le edizioni dei nostri telegiornali all'interno della Mediateca Online, i principali contributi, filmati andati in onda nelle ultime ore, come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale. E potete seguirci anche in streaming, avete a vostra disposizione una rassegna stampa in breve. www.goinfo.it, 24 ore su 24, aggiornamenti per rimanere informati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Come sempre vi ricordo che alle ore 13 e alle ore 19 ritornano puntuali le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Ariete, spesso sicuro di te, convinto di ogni cosa e scelta, oggi appari quasi indifeso, timoroso, bisognoso di conferme e rassicurazioni affettive e professionali. Toro, qualche errore di valutazione oggi ti porterà a tornare sui tuoi passi, una generale distrazione che al lavoro potrebbe non portarti i consensi sperati. Gemelli, mantieni la calma nonostante tutto e tutti. Qualcosa di sentito dire ti farà ribollire il sangue e ti senti chiamato in causa anche in situazioni che non ti appartengono. Cancro, forse è un puro caso, ma oggi il tuo obiettivo ti sembrerà quanto mai lontano. Giove ti aiuterà a non perderti d'animo e a concentrarti. Leone, tutto sarà facile, possibile, immediato oggi. Tutto è vitalità ed è solo merito della tua invidiabile forma fisica. Vergine, Venere ti rende passionale come capita di rado e non sarà solo questione di sensualità o di ormoni fuori controllo, ma anche di romanticismo. Bilancia, se sei single oggi potrebbe essere il giorno in cui forse non troverai l'anima gemella, ma un complimento rubato per strada potrebbe regalarti un sorriso. Scorpione, Mercurio ti aiuterà negli affari e non solo, in generale darà forma e compimento a qualsiasi progetto ti passerà per la mente. Sagittario, grande ottimismo, oggi riuscirai a concretizzare desideri che forse fino a ieri non saresti riuscito ad ammettere neanche a te stesso. Capricorno, aria tesa e situazioni un po' delicate, tensioni in amore e anche la forma fisica non sarà delle migliori. Acquario, se tutto va a rotoli e se il morale è un po' giù, ci pensa Marte a riportare un po' di energie in questa giornata più autunnale che estiva.
Pesci, Giove ti invita a andare dritto come un treno in ambito lavorativo. Oggi successi e consensi dall'alto e dal basso trasformeranno in successo qualsiasi cosa toccherai e farai.